Amici, eccoci ritrovati, nuovo appuntamento con le Turbo Idea. Oggi sotto i riflettori finisce Generali Assicurazioni, uno degli ultimi big di Piazza Affari a rilasciare e a svelare i dati sulla trimestrale. L'appuntamento sarà per il 19 maggio, un titolo che è finito sotto i riflettori già da qualche settimana e scia anche al nuovo consiglio di amministrazione, insomma, sulle cariche da rinnovare. Un motivo questo che ha portato il titolo ad avere un andamento molto particolare. Guardate le performance registrate dai minimi di fine marzo 2022, un testa quota che ha fatto sì che i prezzi del sottostante passassero da 15,3 euro ad azione fino a un massimo di 21,55 in praticamente un mese di borsa aperta. Poi successivamente un drastico calo delle quotazioni, andiamo a vedere ancora più nel dettaglio, un drastico calo delle quotazioni che ha fatto sì, andiamo a mettere anche un ritracciamento di Fibonacci rispetto a questo massimo, quotazioni che sono scese e ad oggi di fatto stazionano nell'intorno del 61,8% a 17,705 euro ad azione, un andamento di fatto spiegabile nel venir meno di come dire, appeal speculativi vari, però insomma rimane sempre un titolo molto importante, molto pesante per quel che riguarda il FTSE MIB e sicuramente anche contraddistinto da una volatilità inferiore rispetto alla media di mercato. Ora, questa è un po' la situazione di questo sottostante. Ci troviamo su livelli anche discretamente buoni per tentare anche con un discreto trade-off rischio rendimento eventuali posizioni rialziste, anche perché insomma il minimo di area anche 17,2 non dista poi così tanto lì dove dovrebbe essere posizionato qualunque stop loss di breve termine, ma eventualmente anche per il rialzo. Area 18,4 potrebbe rappresentare un livello di facile approdo qualora anche ci sia un aiuto da parte dei mercati che in questo ultimo giorno della settimana sembrerebbero un po' aver virato rotta. Allora, torniamo invece da vicino e solito step, andiamo a vedere anche qual è il sentiment degli operatori, un consiglio degli analisti che rispetto anche a altri titoli che abbiamo visto in queste settimane è posizionato sulla neutralità per il 65% degli analisti intervistati che hanno rilasciato un giudizio e hanno quindi coperto il titolo Generali Assicurazioni. Per loro titolo è hold, solo il 21% è buy, il 14% è sell. Un andamento relativamente agli aumenti dei giudizi neutrali che è andato via via ad aumentare nel tempo. Allora, andando per ordine, gli ultimi giudizi sono arrivati positivi per quel che riguarda Banca Akros, JP Morgan ed Intesa San Paolo, hold per Equitasim, Mediobanca, anche Kepler e BNP Paribas Exane, invece giudizi negativi per quel che riguarda anche Barclays. Ora, tema che andiamo sempre a vedere, target price atteso ad un anno a quota praticamente 20 euro, un 13% di premio dagli attuali livelli, un target price che in realtà si è posizionato lì già da diverso tempo, nonostante, come abbiamo visto in precedenza, un sali e scendi da parte dei prezzi del titolo. Allora andiamo a vedere ora per quel che riguarda i numeri sulla trimestrale in uscita, andando sempre a vedere sui dati trimestrali. Proveniamo da una serie di trimestri dove i dati effettivi hanno battuto le stime nelle ultime quattro occasioni. Attualmente andiamo a vedere anche che cosa si attendono gli operatori
valori per questa trimestrale in uscita. Andiamo a selezionare come sempre frequenza trimestrale. Rispetto all'ultimo quarter del 2021, il earning per share è in contrazione, come vedete tante frecce rosse, a quota 0,36 euro contro i 0,598 precedenti. Anche flessione per quel che riguarda il reddito netto rettificato, flessione che riguarda anche il reddito operativo, in controtendenza invece l'EBIT. Però insomma anche per il titolo assicurativo ci si attende in realtà una trimestrale con numeri in flessione. Ora andiamo a vedere come si è comportato il titolo e qual è stata la sorpresa sia sui numeri che anche un po' sui prezzi rispetto all'uscita delle trimestrali. Per quel che riguarda la sorpresa relativamente all'earning per share, proveniamo da una sorpresa del 23,78% a livello di dati, da notare anche l'86% dell'ultimo quarter. È interessante, ma andiamo prima per gradi, abbiamo visto l'earning per share, andiamo a vedere anche i ricavi che in realtà si sono mossi del 30,28%, ma quello che a noi interessa più da vicino, anche per sfruttare la volatilità del titolo nel giorno della sua trimestrale, la variazione del prezzo del sottostante nel giorno dell'uscita della trimestrale è stato in media del 2,19%. Quindi questo è il dato che più ci riguarda e più ci interessa da vicino per noi, che vogliamo quindi sfruttare a dovere i movimenti del sottostante. Per sfruttare i movimenti del sottostante andiamo come sempre a vedere qual è l'offerta di prodotti a leva dinamica di Société Générale. Questo è il sito, ve lo ricordo, prodotti.societegenerale.it, cliccando su prodotti e cliccando su tipologia di prodotti turbo open end. Il nostro filtro qui ci consente di avere accesso a tanti sottostanti, sempre con svariate leve e con diverse direzionalità, quindi o long o short, per prendere posizione su ogni sottostante attualmente coperto. Allora noi andiamo su assicurazioni generali, è un sottostante che attualmente viene coperto da ben 10 turbo open end. Andiamoli a ordinare, quindi troviamo sia long che short, evidentemente per trovare, per così come dire, posizionarci al rialzo o al ribasso su assicurazioni generali. Svariate anche le leve dinamiche, lo ricordo, troviamo anche leve particolarmente aggressive, 23,6, 10,2 e poi scendiamo a 5,5 per quel che riguarda i long. Per quel che riguarda i short invece troviamo una leva massima pari a 5,3. Attenzione che la leva non è una leva fissa ma è una leva dinamica, si muove in relazione anche al movimento del sottostante se confrontato con il suo livello di strike, che è pari al livello barriera. Quindi più sarà costoso il prodotto e meno leva ci sarà, meno sarà costoso, più sarà vicino al livello barriera e più sarà elevata la leva. Quindi da monitorare da vicino questi strumenti per poter sfruttare al rialzo o al ribasso i movimenti del titolo. Come detto, insomma, nostro input è quello di monitorare da vicino nel giorno della trimestrale, dove magari è più impattante anche la volatilità che accompagna solitamente i titoli nel giorno del rilascio degli utili, ma graficamente insomma ci sarebbe anche da sfruttare un buon trade-off per posizioni long. Amici, per quel che riguarda Turbo Idea con la pillola per la trimestrale di Generali in uscita, lo ricordo ancora, il 19 maggio è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend e ci vediamo come sempre per la prossima pillola, quindi appuntamento a lunedì. Ciao a tutti!